Il Garda Expo 2015, ennesimo appuntamento sul lago di Garda per quanto riguarda questo altro appuntamento importantissimo dell'anno prossimo, con questo evento ovviamente importante per tutti. Si sono incontrati gli assessori regionali al turismo. Noi siamo in compagnia di Michele Dalla Piccola, che è l'assessore della provincia autonoma di Trento. Possiamo dire che finalmente il lago di Garda, anche grazie all'Expo, è unito. Ci mancherebbe, è nei tempi di crisi che si aguzza l'ingegno, e soprattutto grazie a questa unione, che è anche forza, ci permette di essere visibili a quel grandissimo panorama mondiale che punterà gli occhi sull'Italia, magari un po' decentrato rispetto ai nostri territori, perché guarderà ad Expo 15. Allora, perché non sfruttare questa grande opportunità e dell'attrattiva di un luogo così meraviglioso per distogliere un pochino quello sguardo da lì e portarlo un po' più ad oriente, qui da noi, dove un'economia unita e forte può presentare un prodotto unico ed irripetibile nel mondo. Da decenni si parla, vi incontrate, le province, le regioni si incontrano per questo lago di Garda. Potrebbe essere questa l'occasione, questo Expo 2015, a dare un input finale per, non dico una regione autonoma del Garda, ma unione importante di tutte le province, di tutte le regioni? Sì, certo, e soprattutto non nelle parole, alla fine si effettuano le unioni, ma nei fatti, nella concretezza delle cose. Ad esempio, lo cito come molto importante, questo progetto di ciclabile unica intorno al lago potrebbe proprio essere quel filo conduttore che unisce le località all'insegna di un prodotto che diventerebbe a questo punto unico ed irripetibile nel mondo. Mauro Parolini, l'assessore al turismo della Regione Lombardia, non poteva mancare. Lombardia è la titolare di questo Expo. Ci prepariamo anche noi, Gardesano Doc Parolini, quindi sicuramente un tema a lui caro. Certo, è un'occasione straordinaria, Expo, e le aree più vocate turisticamente. Il Garda è tra le principali mete nazionali, soprattutto per quanto riguarda i turisti stranieri, non possono non cogliere l'occasione. Quello che vorremmo è che quello che mettiamo in campo produca un effettivo e durevole salto di qualità, che permette di aumentare i numeri, ma anche il valore dell'offerta turistica che noi diamo. Io credo che il Garda sia pronto a questo. Bisogna fare in modo che le iniziative prima di attrazione e poi di adeguamento della qualità dell'offerta facciano in modo che poi i turisti tornino alle nostre parti, e di integrare la recettività turistica con l'offerta, per esempio, di attività sportive, piuttosto, ed è questo il tema di Expo, dei nostri valori enogastronomici, che peraltro anche attraverso l'e-commerce possono essere riproposti una volta conosciuti, anche una volta che i turisti siano tornati a casa loro. Insomma, si tratta di mettere in campo una serie di iniziative coordinate, fare in modo che il territorio, nella sua interezza, enti pubblici e soprattutto operatori economici, facciano sistema, cioè creino reti che permettono di essere visibili e attrattivi su un mercato che è diventato globale. Peraltro noi ci siamo anche mossi con gli altri assessori regionali, Trento e Veneto, per mettere in campo iniziative anche infrastrutturali. Sono già stato a Roma al Ministero delle Infrastrutture, e scriveremo anche al Ministro del Turismo, perché vogliamo portare a compimento il grande anello ciclistico del Garda, una grandissima iniziativa che porterà, una volta completata, un numero molto significativo di turisti in più sulle nostre rive. Ecco, io credo che iniziative come queste possano essere fatte solo se si lavora insieme. Si parla di Garda, si parla di Expo 2015, ovviamente non può mancare la comunità del Garda. Giorgio Pacionelli è il presidente. Forse con l'Expo anche il lago di Garda riesce a unirsi un po' di più. Ma è significativa la presenza dei tre assessori. Non capiti spesso, vero? No, però è importante, insomma, la ritengo veramente significativa oggi, soprattutto in questo convegno. Hanno esposto anche i loro indirizzi, molto importanti, secondo me anche significativi per quanto riguarda la nostra area. Quindi credo sia augurale per un lavoro che si farà nei prossimi anni. Comunità del Garda, inizia ormai la stagione avviata, ci sono i problemi, avete dato, non voi ovviamente come Ministero, ma l'iniziativa della Guardia Costiera è stata il vostro punto a favore, si è proprio qui a Garda un'unità staccata da quest'anno, spariscono polizie e carabinieri, meno male che c'è la Guardia Costiera, Garda Costiera l'ha chiamata. Beh, devo dire che qui è stato un punto importante a nostro favore,
aver lavorato così a lungo, a stretto contatto con tutti gli organismi competenti a livello interregionale e nazionale per quanto riguarda la sicurezza. Abbiamo fatto anche recentemente un incontro sulla sicurezza in Comunità del Garda dove abbiamo coordinato le attività da svolgere durante questa estate. Siamo riusciti ad avere un punto in più dove far dislocare la Guardia Costiera in estate e abbiamo scelto Garda perché è, diciamo così, baricentrica tra il nord e il sud della sponda veronese del Garda e quindi molto efficiente per quanto riguarda gli interventi che potrebbero essere messi in atto. Si parlava di assessori regionali sul lago di Garda per questo incontro in vista dell'Expo, il Garda dell'Expo 2015. Marino Finozzi, l'assessore regionale del Veneto, ormai mancano quasi 10 mesi a questo appuntamento, il Garda è pronto? Beh, noi ci stiamo incontrando con molta più frequenza rispetto qualche anno fa tra le due regioni e la provincia di Trento. Con Marco Parolini, essendo anche lui di Brescia, quindi molto più attento a quello che succede attorno alla costa del Garda, ci sono dei progetti che mirano a rendere sempre più gradevole una vacanza in questo lago. Già possiamo contare su una importante presenza turistica straniera, ma l'Expo ci aprirà un'opportunità di farci conoscere i mercati lontani che fino ad oggi non abbiamo avuto l'occasione di farci conoscere. La Russia, la Cina, l'Asia potranno essere i nuovi mercati per l'area del Garda. Muoversi singolarmente vorrebbe dire non essere in grado di farsi conoscere, farsi sentire. Con una progettualità comune fra le due regioni e la provincia di Trento, credo saranno molto più efficaci ed efficienti a far sì che questo lago diventi il lago d'Europa. Assessore, un po' di anni fa, uno dei primi incontri fra le regioni era allora presidente Guzzetti a Lombardia e diceva ci si incontra un po' di più. Non è che da Guzzetti adesso vi siate incontrati molte volte, qualche volta, ma i risultati non sono stati poi brillanti. Pensa che stavolta sia un po' la volta buona? Beh, esistono 3 consorzi, quello veneto, quello lombardo e quello trentino, che finalmente qualche anno fa si sono riuniti in un unico consorzio, Garda Unico, che rappresenta l'intera sponda gardesana. Questo è stato il preludio perché anche la politica cominciasse a parlarsi nonostante i confini regionali o provinciali. È ovvio che poi i progetti camminano sulle gambe delle persone, quindi ci sono assessori più attenti alle cose tipicamente locali e di casa propria e assessori magari che hanno una visione e una capacità di programmazione e di progettazione che va oltre i confini della propria regione. Con l'assessore lombardo abbiamo trovato questa comunità di intenti e credo che questo può favorire solamente la destinazione Garda nel mondo. Lei è l'assessore giusto? Ma non sarò io a dirlo, non sono io che a doverlo dire, sono i cittadini quando hanno l'occasione. Ci crede il Garda, insomma? Beh, sicuramente, anche perché il Garda, almeno per il Veneto, è una delle destinazioni più frequentate dai turisti. E vi do un dato per la parte veneta, solo nel mese di aprile, rispetto a aprile 2013, siamo cresciuti in termini di arrivi del oltre 40%, in termini di presenze dell'oltre 50%. Ho fatto questa domanda, sa perché? Perché la Lombardia e il lago di Garda è in fondo, il Veneto il Garda è in fondo, il Trentino è sotto e noi siamo qui da soli, volevamo fare una regione ma non ce la facciamo. Beh, anche Verona e il Garda si sentono un po' confine dell'impero, visto che il capoluogo di regione è Venezia, quindi si sentono un po' lontani dal centro di potere, ma proprio con la presenza fisica degli assessori sul territorio diamo un'immagine che nessuno si deve sentire escluso dalla programmazione regionale. Ovviamente per l'ultima persona da sentire teniamo il primo cittadino, Antonio Pasotti, il sindaco di Garda, ha ospitato questo incontro, si parla di Lago di Garda, si parla di Expo, e tu sei stato uno che ha creduto nell'unione del Garda da sempre, con la comunità del Garda e non solo, oggi hai ospitato questo incontro, non hai perso il vizio insomma. No, io ritengo il Garda Garda, non è Garda diviso in 3 province, in 3 regioni, Garda è il Lago di Garda, poi il turista sceglie dove andare. Scegliamo dalla parte bresciana o trentina, ma Garda è unico. Siamo ormai a 10 mesi circa da questo importante evento nazionale, mondiale. Siamo pronti?
Ma noi diciamo che noi abbiamo di per sé già un turismo presenza molto forte, il nostro assessore ha letto le presenti dati delle attuali presenze da maggio, da giugno fino adesso, che sono positivi come trend. Bisogna, i bilanci si fanno a fine stagione, non è che si fa, è molto legato al bel tempo. Da buon albergatore si fa così. Si fa alla fine il bilancio, non si fa adesso. Comunque diciamo che è positivo il fatto di partire già col passo giusto. Siamo pronti per l'Expo. Secondo me, turisticamente, come hotelleria, sicuramente gli strutture alberghiere sono di prima grandezza, di tutte le tasche, di tutte le possibilità. I campeggi direi quasi forse meglio degli alberghi, perché devo riconoscere il grande passo che ha fatto il turismo all'aria aperta. Ha fatto un grande passo. Ha ricordato un po' le origini. Sì, no, ma guarda, è iniziato un po' con i campeggi. Con la tendina, no, ma la tendina si è sostituito al camper che costa svariate milioni, che costa come due appartamenti, ma insomma diciamo che il terminale aperto è quello che fa la parte del leone in termini numerici del lago di Garda, perché le presenze ci sono sul lago di Garda, la gran parte fatte dalle turiste extra barriere.